Buongiorno e benvenuti a un nuovo appuntamento dei Face to Face di Simply Beats. Oggi abbiamo il piacere di ospitare Affida, la società di mediazione Affida. Con noi c'è Stefano Grassi, presidente. Buongiorno Stefano. Buongiorno Flavio, grazie. E un new entry, Marco Busnelli. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, ci sono importanti novità per Affida. Abbiamo letto in questi giorni di un closing di acquisizione da parte di CloudShare e controllata da InvestCorp, che insomma ha un fondo importante del Bahrain, quindi diciamo un'operazione molto importante. Quindi grandi novità, ma oggi ci concentriamo più sulla strategia, sull'operatività, visto che abbiamo Marco con noi, è entrato da poco Marco, ci concentriamo su di te. Raccontaci un po' quali sono le tue competenze, i tuoi punti di forza. Sì, allora, fondamentalmente io sono un operatore che svolge questa attività nel campo creditizio da quasi un decennio. Mi sono specializzato nell'ambito dei prestiti personali, della cessione del quinto e strada facendo, giustamente per un'ottica di fornire sempre più consulenze performanti, mi sono approcciato anche al mercato dei mutui, grazie appunto alle varie collaborazioni che durante la storia ho appunto stretto. E quindi il fatto di poter fornire una pluralità di servizi ai nostri clienti, ai miei clienti, ai clienti dei ragazzi del mio team, è stato sicuramente una tu per poter proseguire questa attività di crescita e poi vabbè. È anche un motivo per cui immagino hai scelto di approdare in una società come Affida. Allora, Affida è stata sicuramente una scoperta sensazionale ed è un motivo sicuramente di grande energia lavorativa, perché la progettualità dell'azienda, la vision, la voglia di investire sulle risorse, sulla crescita delle risorse è un qualche cosa che veramente cercavo da molto tempo. Poi grazie anche appunto a Stefano, alla conoscenza che abbiamo avuto, mi si è presentata davanti veramente un'occasione sensazionale che cercavo da tanto tempo. E quindi io sono contento e mi reputo molto fortunato e spero di poter far bene quello che dovrò fare, insomma. Assolutamente. Stefano ci ha raccontato un po' le sue competenze, ci ha raccontato il motivo per cui ha scelto di entrare nella vostra famiglia, ma spiegaci un po' cosa ti aspetti tu da lui, perché questo è molto importante. Grazie, grazie Flavio, grazie anche Marco per le belle parole. Allora, intanto sono contento di essere qua e sono contento di essere qua anche con Marco, che rappresenta un po' anche quello che poi è il cuore, no, del nostro progetto, cioè la rete. Solitamente quando veniamo a fare interviste, Flavio, siamo sempre o io e te, no, o comunque sempre qualcuno della direzione. A me invece piace, vorrei che questo fosse l'inizio anche così, di una nuova frontiera, diciamo, coinvolgere sempre di più i veri protagonisti, no? Quelli che poi scendono in campo e che faticano, fatichiamo anche noi, però facciamo fatiche diverse, diciamo, e insomma, se vogliamo usare una metafora calcistica, no? È giusto, così come i calciatori, così come i calciatori devono avere il loro palcoscenico, secondo me è giusto che ce l'abbiano più loro che non gli allenatori, che non i presidenti. Detto questo, che è una premessa importante, cosa mi aspetto da Marco? Allora, intanto Marco lo conoscevo già da tempo, perché ormai insomma poi in questo settore ci conosciamo un po' tutti, ha una forte specializzazione nel mondo dei prestiti e delle cessioni. Noi abbiamo sempre puntato fin dall'inizio sulla diversificazione, quindi è vero, insomma, non nascondiamo che nasciamo un po' come realtà, un po' mutuocentrica, come tante insomma realtà simili alla nostra, la società di mediazioni tra le prime 10, siamo, insomma, nasciamo un po' così, però il tempo ci ha insegnato che dobbiamo diversificare. Poi i mercati cambiano, la diversificazione aiuta anche ad essere più liberi
e ad offrire anche di più, ad essere anche più attrattivi, no? per le persone. Quindi un obiettivo non troppo nascosto è anche quello di cambiare un po' il percepito di Affida da società monolitica sui mutui a una società multiprodotto che va anche sui prestiti, sulle cessioni, ma non solo. Assolutamente, va anche sui prestiti e cessioni, ma non solo, e ti ringrazio. Affida fin dall'inizio non ha mai voluto dare queste immagini di sé, però poi non nascondo che forse anche un po' la mia immagine, la mia storia forse fa sì che il percepito sia questo, però ecco, approfittiamo anche di questa occasione per dire che il percepito deve cambiare, perché la realtà è diversa. Basta vedere poi anche i bilanci, no? Noi abbiamo oggi delle fonti di ricavo che sono veramente le colonne dei ricavi, non sono più soltanto poggiate, diciamo, costituite dalla colonna dei mutui, ma in realtà ci sono tanti altri pilastri che sono appunto il prestito, che sono appunto la cessione e, come dici te, anche altre cose, perché noi fin dall'inizio abbiamo lanciato e siamo stati i primi, devo dire, poi altri ci hanno seguito ed è per noi anche motivo così di soddisfazione, ad esempio il mondo delle auto, il noleggio a lungo termine. Da un anno abbiamo avviato la business unit imprese, questo devo dire in realtà, al contrario di prima, un po' in ritardo rispetto ad altri che erano invece più avanti di noi, però stiamo colmando il gap, anche perché quando fai diversificazione, qui mi ricollego un po' anche alle cose che diceva Marco e alla presenza di Marco, quando fai diversificazione devi anche investire, devi avere il coraggio di investire, quindi se prendi le persone giuste, sulle persone giuste devi fare anche degli investimenti, quindi nelle persone prima di tutto e poi negli strumenti riesci anche velocemente a raggiungere magari dei livelli di specializzazione importanti. Quello che stiamo facendo appunto sui prestiti e devo dire già dall'inizio con Gian Maria Russo, che è il nostro key account e che approfitto anzi qua per ringraziare per lo splendido lavoro che ha fatto sin qui, al quale oggi si affiancherà come contributo importante soprattutto per l'area nord anche la professionalità di Marco, ma lo stesso negli altri comparti dove abbiamo acquisito professionalità importanti. Assolutamente sì. Senti, per concludere non posso non chiederti qualche diciamo particolare dell'operazione con il fondo, insomma. Allora, immaginavo, ti ringrazio, ti dico che mi dai un assist per, come dire, rimandare così l'elenco dei particolari, anche con dovizia proprio, come si dice in gergo, e con molti dettagli al nostro evento che si terrà tra qualche giorno, il 15 di luglio a Lucca, e nella nostra città natale, dove 3 anni fa siamo partiti con la convention A Star Is Born, avevamo appena 6 mesi di vita, quindi per noi è anche motivo di grande soddisfazione in soli 3 anni, e che anni, perché non sono stati anni facili, insomma, successo poter fare un annuncio non da tutti, insomma, un annuncio anche importante, perché l'ingresso di Cloudcare, che è controllata da Investcorp, poi la trattativa, devo dire, è stata condotta da Cloudcare, ma sempre anche con la presenza del fondo, quindi un fondo importantissimo a livello mondiale, sempre presente, quindi che conosce bene l'operazione, che ha voluto con forza questa operazione, per noi è motivo di grande soddisfazione. Quello che posso dire è allora è piaciuto il progetto di Affida, l'obiettivo non è assolutamente quello di snaturarlo, tutto il contrario, è di, come dire, aiutarci potenziarlo. Potenziarlo notevolmente, perché la forza chiaramente non solo economica, ovviamente, che è enorme, quindi con la disponibilità di fare investimenti nelle direzioni che io indicherò e sottolineo io, non tanto così per compiacermi, ma per il fatto che una delle cose sulle quali il fondo Cloudcare, Andrea Conte in particolare, ha insistito è diciamo il mantenimento della governance, quindi io sarò addirittura amministratore unico, quindi e quindi loro, diciamo, hanno questa disponibilità a seguire le nostre strategie, a sostenere i nostri progetti, diciamo con un forte orientamento a quella che è la spinta sul digital e sul web, però con una integrazione micidiale
con la rete, quindi on e off fortemente integrati. Poi altri dettagli li sveleremo in convention. Immagino che ci sarà anche un, come dire, in odore anche una possibilità di uscire dai confini italiani, territorio italiano. Non escludiamo niente a questo punto, ma anche perché insomma un po' il mercato sta cambiando, insomma certe cose, secondo me sarà soltanto questione di tempo, no? Però non possiamo assolutamente escluderlo, il fatto di avere un investitore istituzionale a bordo a maggior ragione ci porterà anche a traguardare questo, però facciamo un passo per volta, no? Quindi sempre con grano salis, coi piedi per terra, però con grandissime ambizioni. Marco, tu è arrivata questa bomba, sei appena entrato, come l'hai visto? Porto fortuna. Porto fortuna, bravissimo. Dalla parte della rete, come ha detto giustamente, che è poi il motore, certo, che fa andare avanti il tutto. Come l'hai vissuta? Boccate di ossigeno che ti permettono ancora di poter performare, se dobbiamo fare una metafora sportiva. Quindi un'opportunità unica, posso dire che siamo fortunati a farne parte dal giorno 1 a questo punto, e quindi sotto con il lavoro, perché ce n'è tanto da fare e si farà anche bene, e sarà tutta un'avventura bellissima da poter esplorare insieme, assolutamente. Benissimo, allora io intanto vi ringrazio. Grazie a te. Ci diamo come sempre appuntamento fra qualche tempo per verificare quanto ci siamo raccontati e magari capire anche quali sono questi nuovi progetti che fino al 15 sono giustamente segretati. Grazie Stefano, grazie Marco. Grazie a te. Grazie a voi. Arrivederci.